Sono Lorenzo, God Bless Computers. Sono qui in Puglia per il progetto Isole Sonore, che è una collaborazione tra Mundi Festival e Total Imported. Sono venuto in Puglia a raccontare questo luogo, questa regione attraverso i suoi suoni, i suoi paesaggi. Il field recording per me è una tecnica molto importante perché mi aiuta a collocare geograficamente la mia musica in un luogo. La mia musica è piena di riferimenti, è autobiografica e per me ha un forte impatto emozionale, e questo per me è importante restituirlo anche attraverso le registrazioni dei luoghi che magari mi hanno anche ispirato nella scrittura della musica che faccio. Questa mattina siamo partiti da registrazioni del mercato cittadino di San Nicandro. I limoni, signora, i limoni! Era 10, 2, 12. Due chili di questi, che altro? Ci siamo spostati verso la parte più rurale, interna, e sto cercando di ambientarmi e sto cercando di capire quali siano i suoni più importanti da registrare in questi posti che abbiamo visitato finora. La Puglia ha diversi suoni perché ha un paesaggio molto vario e molto ricco, una regione molto grande che spazia dall'entroterra a questi piccoli centri abitati, al mare. Rispetto a questa mattina ci siamo spostati a Molfetta, quindi sul mare, dove appunto ho incontrato Pierre che mi ha un po' guidato alla scoperta di questo luogo. Sì, l'idea era quella di fare da cicerone a Lorenzo per indicargli dei luoghi che potessero avere dei suoni interessanti. Siamo stati nella zona del Duomo in centro, poi Pierre mi ha portato in mezzo alle vie della Molfetta Vecchia, dove praticamente ci siamo concentrati su rumori di oggetti che si muovevano grazie al vento, creavano dei vortici. Ah, è stato bello, è stata una bellissima esperienza. Fine del giorno 1 è stato molto bello e anche molto intenso. E domani si ricomincia, sarà una lunga giornata, però molto stimolante sicuramente.